Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi. Apertura di questo telegiornale dedicata alla sanità, al Covid, alle vaccinazioni. Sminuisce l'allarme sulla quarta ondata. Il responsabile Covid dell'ASL di Salerno, il dottor Arcangelo Saggese Tozzi, che preferisce sollecitare invece tutti a sottoporsi a 6 mesi dall'ultima dose al terzo vaccino. Attenzione puntata in questi giorni sulle scuole, ma il responsabile Covid dell'ASL, il dottore Tozzi, ribadisce: non ci sono scuole chiuse, ma solo classi in quarantena. Sentiamo. Scuole in questo momento continuano a funzionare tutte quante. Ci sono dei cluster in alcune classi, si blocca l'attività, l'azione solo in alcune classi, in alcuni contesti. Il monitoraggio che stiamo facendo nelle scuole con i tamponi salivari ci sta dando una buona risposta, non c'è circolo di virus tra i ragazzi perché i dati sono tutti negativi, abbiamo avuto su oltre 800 tamponi un solo caso positivo. Lo esplicita chiaramente il referente dell'ASL per il settore Covid, il dottor Arcangelo Saggese Tozzi, in merito alle notizie diffuse sulla chiusura di scuole. Si tratta solo di classi in quarantena, ha detto il dottore Tozzi, smentendo la necessità di chiudere le scuole, che se lo fanno è per un'esigenza di sanificazione. Per l'ASL di Salerno non siamo davanti ad una vera e propria quarta ondata, ma i dati sono in crescita certamente e dunque ben venga la scelta di spingere verso la terza dose sancita ieri in un incontro con la regione Campania, nel quale è stato stabilito il libero accesso ai centri vaccinali per tutti coloro i quali hanno ricevuto l'ultima dose da 6 mesi. Dottore Saggese, siamo davanti alla quarta ondata? Ma siamo davanti a un leggero incremento di positivi. Diciamo che noi negli ultimi giorni, nell'ultima settimana, da 100 a settimana di positivi che c'erano la settimana precedente, nell'ultima settimana siamo a 150 al giorno, più o meno. Cosa importante però è che tutti questi nuovi positivi o questi positivi che stiamo avendo sono positivi che stanno per lo più, sono per lo più asintomatici o anche se sono sintomatici stanno a casa. In ospedale ieri abbiamo ricoverato 2 persone dei 184 e non in terapia intensiva. Questo vuol dire che la copertura vaccinale, la protezione vaccinale sta producendo effetti importanti. E per questo tutti quelli che hanno fatto il vaccino da più di 181 giorni, cioè da più di 6 mesi, si recassero subito a fare la terza dose presso i nostri centri vaccinali. Sono tutti aperti, gli orari sono sul sito dell'ASL. Rinforzare la protezione immunitaria di tutta la popolazione ci permetterà di reggere anche questa nuova ondata che, come tutte le malattie a trasmissione aerea e in periodo invernale, c'era da aspettarselo. Volevo chiederle, dottore, appunto lei faceva riferimento alla situazione delle scuole, a Salerno si è detto che il tasso, la scuola media tasso sia stata chiusa per Covid. No, stiamo attenti su queste cose. La nuova circolare sulle scuole è molto rigorosa e non prevede queste chiusure generalizzate che sono state lo strumento utilizzato in epoca di lockdown. In questo momento va in quarantena la classe se necessario, se c'è un solo positivo si va in sorveglianza nemmeno in quarantena, si fanno i contatti stretti, si fa l'elenco dei contatti stretti e si procede col contact tracing mirato su queste situazioni. Poi se in qualche contesto, qualche scuola per esigenze riorganizzative, sanificazione e altre cose sceglie di chiudere per qualche giorno, non è legata all'implosione del contagio. E proprio questa mattina l'Istituto Comprensivo di Pellezzano è stato interessato da uno screening salivare programmato dall'ASL di Salerno, che lo ha scelto come scuola campione per eseguire questi test a seguito della richiesta della dirigente scolastica, la dottoressa Giovanna Nazzaro, a cui è stato rivolto il ringraziamento da parte dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Morra. Sono circa 400 i ragazzi della primaria e secondaria che si sono sottoposti al tampone salivare in questo screening, che viene periodicamente organizzato dall'ASL per monitorare l'emergenza sanitaria ed arginare il fenomeno dei contagi da Covid. Ringrazio l'ASL, ha dichiarato il sindaco di Pellezzano Morra, in particolare il dottor Arcangelo Saggese Tozzi e tutto il Dipartimento di Prevenzione per questa attività che hanno voluto programmare a Pellezzano. In ultimo, il sindaco Morra ha invitato la cittadinanza a partecipare all'Open Day vaccinale di venerdì 19 novembre dalle ore 15 alle ore 19, un appuntamento dove si attende una massiccia partecipazione soprattutto da parte di coloro che ancora non si sono sottoposti alla prima dose del vaccino.
Ed ora ci occupiamo di lavoro. Hanno passeggiato da una parte all'altra del marciapiede di fronte al comune di Salerno i lavoratori delle cooperative sociali che sono in presidio ormai da giorni sotto i portici di Palazzo di Città, ma che invece questa mattina hanno alzato l'asticella per ribadire l'avvertenza e sollecitare il tavolo di raffreddamento in prefettura. Sentiamo. Sina sprisce la protesta dei lavoratori delle cooperative sociali fermati dall'inchiesta giudiziaria. Dopo giorni di presidio sotto i portici di Palazzo di Città, questa mattina i lavoratori hanno inteso dare un segnale di maggiore agitazione attraversando la strada e creando qualche problema di intralcio alla circolazione stradale nel cuore della città di Salerno, su via Roma, davanti a Palazzo di Città. Come ha riferito il rappresentante sindacale della FIADEL, Angelo Rispoli, si è in attesa della convocazione ufficiale della prefettura, alla quale è stato chiesto di aprire un tavolo di raffreddamento per l'avvertenza. L'unica certezza in questo momento è l'assenza del pagamento degli stipendi per i lavoratori che vogliono una risposta sul loro futuro occupazionale. Sì, effettivamente ormai la situazione ha raggiunto un punto critico. Abbiamo avuto generiche rassicurazioni sugli stipendi, però l'unica rassicurazione è che ora gli stipendi non ci sono. Ma al di là del problema reale che le famiglie purtroppo da 2 o 3 mesi senza reddito a seconda della cooperativa sono una situazione drammatica, il problema è che non c'è prospettiva. Noi abbiamo avuto un incontro con la dottoressa Fracassi, capo gabinetto, che ha mandato una lettera al comune per avere le informazioni, ma ad oggi questo incontro non c'è. Quindi stamattina gli animi, le preoccupazioni, perché sono arrivate le lettere, sono arrivate anche le lettere di licenziamento, ha fatto sì che c'è stato un momento di tensione. Ora gli amici della Digos stanno intervenendo per vedere di riuscire a fissare un incontro, però è innegabile che questa è una situazione esplosiva. Bisogna che si dia una certezza a questi lavoratori, non solo ai lavoratori, ma una certezza alla città. Le strutture, tranne alcune che sono ancora aperte, alcune sono fatiscenti, quindi il tempo, il clima creerà situazioni di pericolo. Quindi c'è sta il duplice aspetto, disperazione e pericolo per la città. Allora, rispetto a queste cose bisogna decidere il da farsi. Noi siamo a disposizione, qualsiasi soluzione, purché dia continuità al lavoro, come prevede la norma. La clausola sociale prevede questo, che chi fa il lavoro mette in forza i lavoratori. Pubblicata la nuova carta dei servizi di Salerno Pulita. Si tratta di un importante strumento sia per conoscere quale attività nell'igiene pubblica debba svolgere la società comunale, sia per valutarne la qualità. Un'occasione per i cittadini per far valere diritti e doveri. Sentiamo. Una nuova carta dei servizi e standard di qualità per la gestione dei rifiuti nel comune di Salerno. Salerno Pulita ha pubblicato sul sito istituzionale www.salernopulita.it, nella sezione portale degli utenti, la nuova carta dei servizi e degli standard di qualità per i lavori di igiene urbana che la società partecipata ha avuto in affidamento dal comune. Nella carta, che è un aggiornamento della precedente che risaliva al 2012 ed è stata condivisa con le associazioni Coda, Cons Campania, Udicon, Unione Consumatori e Utenti, sono elencati tutti i servizi in affidamento effettuati da Salerno Pulita riguardanti la pulizia del suolo, la raccolta porta a porta dei rifiuti, la gestione degli impianti. Nella carta dei servizi sono indicati i diritti e i doveri degli utenti, come devono comportarsi, a chi rivolgersi per avere informazioni e cosa fare per segnalare eventuali disservizi, ma anche gli impegni che Salerno Pulita assume per effettuare indagini di gradimento sui servizi resi. Per la pulizia del suolo sono indicate le modalità e frequenze dei servizi di spazzamento stradale, svuotamento, lavaggio e disinfezione dei cestini stradali, il lavaggio del suolo di aree pubbliche,
La pulizia di arenili urbani, spazzamento, lavaggio e disinfezione di aree mercatali, pulizia del centro agroalimentare, del sottopasso, di due sovrappassi pedonali, rimozione di deiezioni animali, pronto intervento ed interventi straordinari di spazzamento stradale e rimozione di microdiscariche. Per i rifiuti vengono descritte modalità, giorni e orari della raccolta porta a porta di organico, carta e cartone, multimateriale e indifferenziato e le modalità di raccolta per il vetro, ingombranti, beni durevoli, abiti usati, pannolini e pannoloni, farmaci scaduti, pile esauste e toner. Un capitolo è dedicato poi agli impianti, in particolare ai centri di raccolta Fratte e Arecchi, oltre al sito di trasferenza dell'organico a Ostaglio e all'impianto di compostaggio. Con la carta dei servizi, ha spiegato Vincenzo Bennett, amministratore unico di Salerno Pulita, stringiamo un patto di trasparenza con i cittadini per rendere sempre più pulita ed accogliente la nostra città. Sappiamo bene che per riuscirci è importante ascoltare le diverse esigenze e raccogliere anche suggerimenti. Per questo abbiamo promosso incontri in sede in vari quartieri. Con la carta viene spiegato in maniera chiara e trasparente quali sono gli impegni di Salerno Pulita, ma deve essere chiaro che l'obiettivo di una città pulita e libera dai rifiuti si persegue insieme azienda e cittadini. È un obiettivo comune e Salerno Pulita assicurerà l'impegno e la professionalità dei propri operatori, conclude l'amministratore Vincenzo Bennett. Tra gli allegati, oltre ai calendari per il conferimento dei rifiuti, figura anche il protocollo d'intesa con le associazioni dei consumatori per la presentazione di reclami. E a proposito di rifiuti, sentite un po' che cosa accade a Cava dei Tirreni. Sversano i rifiuti sul territorio comunale della città metelliana, usufruendo del servizio della Metellia, ma la loro abitazione ricade invece nei comuni di Salerno e Vietri sul Mare e di conseguenza pagano la Tari, la tassa sui rifiuti, a due enti che confinano con la città metelliana. Ce ne parla il nostro corrispondente. Sversano i rifiuti sul territorio comunale di Cava dei Tirreni, usufruendo del servizio della Metellia, ma la loro abitazione ricade nei comuni di Salerno o Vietri sul Mare e di conseguenza pagano la Tari, la tassa sui rifiuti, ai due enti che confinano con la città metelliana. È questa la paradossale situazione in cui si trovano una ventina di famiglie che risiedono in località San Liberatore e a Vetranto. A sollevare la vicenda nel corso dell'ultimo Question Time è stato il consigliere comunale Franco Manzo, al quale ha risposto l'assessore all'ambiente Nunzio Senatore, che già lo scorso settembre ha inviato una lettera al suo omologo di Salerno Angelo Caramanno e al sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone per metterli al corrente della situazione. L'assessore senatore inoltre ha sollecitato il dirigente del settore tributi del comune di Cava dei Tirreni, Stefano Cicalese, di intraprendere tutte le azioni concrete e di convocare un tavolo tecnico con i comuni di Vietri e Salerno per risolvere velocemente la questione. Sì, abbiamo scoperto due enclave, un enclave che si trova alla Valle di San Liberatore, dove insistono delle famiglie residenti a Salerno e a Vitri che sversano i rifiuti sul territorio di Alessia, però che però pagano rispettivamente i comuni di Salerno e appunto Vitri. E ancora invece ci sta nella parte di Vetranto, ci sono dei cittadini che residenti vitrisi che sversano i loro rifiuti a Castagneto e che pagano quindi regolarmente al comune di Vitri. Abbiamo sollecitato, ho fatto già una lettera già a tutti e due gli assessori interessati, a Vietri nella persona del sindaco, invece a Salerno nella persona dell'assessore ex assessore Caramanno già due mesi fa, per sollecitare questa problematica e per trovare una soluzione. Parliamo di cifre non elevate, ma con calcoli approssimativi a meno di 6-7 mila euro l'anno, quindi sono cifre che comunque in questo momento sono importanti e molto comode per il bilancio comunale. Veniamo ora alla cronaca. Sei titolari di rivendite di auto usate di saloni nei comuni di Cava dei Tirreni, Castelnuovo Cilento, Tramonti e Olevano sul Tusciano sono stati denunciati per frode in commercio dai carabinieri del Comando Provinciale di Salerno. Vendevano auto con contachilometri alterati, compiendo un vero e proprio lifting chilometrico. Il servizio.
Vendevano auto con contachilometri alterati, compiendo un vero e proprio lifting chilometrico. I carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno denunciato per frode in commercio 6 rivenditori di autosaloni in provincia di Salerno, sequestrando 3 autovetture. La truffa dei chilometri scalati è un vero e proprio flagello per il mercato dell'auto usata, in primo luogo per il valore alterato dei tachimetri, che punta a spacciare le vetture come vendite d'occasione, in secondo luogo perché le auto a cui vengono ridotti i chilometri possono diventare potenzialmente pericolose, dal momento che la manutenzione è disallineata rispetto alla reale percorrenza. Per fronteggiare questo fenomeno criminoso, dal mese di ottobre il Comando Provinciale di Salerno ha disposto una fitta serie di servizi mirati alla prevenzione e alla repressione del cosiddetto lifting chilometrico su auto usate messe in vendita negli autosaloni della provincia, e nel corso della complessa e articolata attività investigativa che ha interessato i comuni di Salerno, Sapri, Agropoli, Vallo della Lucania, Sala Consilina, Eboli, Battipaglia, Mercato San Severino, Nocera Inferiore ed Amalfi, i carabinieri hanno controllato oltre 100 rivendite ai titolari di alcune delle quali è stato contestato il reato di frode in commercio. Il meccanismo delittuoso utilizzato consisteva nel sottoporre il mezzo ad una revisione anticipata anche di un anno rispetto al periodo previsto, andando però prima a ridurre i chilometri percorsi che apparivano sul display della vettura per venderla ad un prezzo maggiorato del suo reale valore. La frode è stata scoperta comparando i dati storici delle revisioni effettuate sulle vetture estrapolati dalla banca dati della motorizzazione civile con il chilometraggio riportato nell'ultima revisione, nonché su quello del display del mezzo oggetto di verifica. In tal modo i chilometri erano del tutto incoerenti con quelli molto più alti della penultima revisione e quelli ridotti dell'ultima e la conseguente denuncia per frode in commercio. Al termine delle verifiche effettuate sono state denunciate alle autorità giudiziarie 6 persone operanti nei comuni di Cava dei Tirreni, Castelnuovo Cilento, Tramonti, Olevano sul Tisciano, tutti titolari di rivendite di autovetture. I carabinieri hanno sequestrato anche 3 veicoli. I carabinieri forestali invece di Buccino, effettuando un controllo in località Brianzese nel comune di Contursi Terme presso un frantoio oleario per svolgere verifiche sulle utilizzazioni agronomiche delle acque di vegetazione e delle sanze umide prodotte della molitura, hanno sequestrato il frantoio stesso. In pratica l'azienda raccoglieva i reflui oleari in una vasca interrata che non risultava tenuta ed era dotata di fori attraverso i quali smaltire i reflui di lavorazione, che così defluivano in un pozzetto sottostante a sua volta collegato alla rete di raccolta delle acque piovane, con conseguenziale inquinamento della falda. Dagli accertamenti è emersa l'assenza di documentazione prescritta, ovvero del quaderno di molitura e del registro di utilizzazione agronomica per gli affluenti derivanti dalla frangitura delle olive. Alla luce di questi accertamenti i carabinieri forestali hanno sequestrato l'opificio e hanno denunciato l'autore per il reato di smaltimento illecito di rifiuti, così come previsto dal codice dell'ambiente, contestando anche una sanzione amministrativa per la carente documentazione amministrativa. Assume un profilo diverso la vicenda denunciata dai genitori di un bimbo di 2 anni di Capaccio Pestum relativa a presunte percosse subite dal piccolo in una scuola dell'infanzia di Capaccio. Il PM della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, incaricato dell'indagine, ha richiesto al GIP l'archiviazione del procedimento nei confronti dell'unica indagata, ma i genitori hanno già preannunciato opposizione. Sentiamo. Aveva destato sconcerto nell'intera comunità di Capaccio Pestum e non solo la vicenda denunciata da 2 genitori della zona lo scorso mese di settembre, relativa a presunte percosse subite dal loro figlio Letto di appena 2 anni in una scuola dell'infanzia locale. La giovane madre del piccolo, infatti, nel prelevarlo dall'asilo, si accorse di alcune ecchimosi sospette sul volto del bambino, sporgendo immediatamente denuncia contro ignoti presso la locale stazione dei carabinieri, allegando anche una documentazione fotografica dei lividi sulle guance e il collo del bimbo, rincarando poi la dose sfogandosi sui social.
All'esito delle investigazioni del caso, però, il PM della Procura della Repubblica di Salerno, incaricato dell'indagine, ha richiesto al GIP l'archiviazione del procedimento nei confronti dell'unica indagata, una maestra della struttura, alla luce della versione fornita dalla stessa nel corso dell'interrogatorio spontaneamente richiesto e perfettamente combaciante con quella di tutte le altre persone sentite dagli inquirenti a sommare informazioni, nonché con le ulteriori prove raccolte sul caso. Non vi fu alcuna percossa o violenza gratuita, dunque, semplicemente la maestra, in servizio da oltre 12 anni nella medesima struttura e apprezzata da tanti genitori, tentò di salvare il bimbo da un soffocamento in corso mentre mangiava la pastina, con una manovra forse tecnicamente impropria e piuttosto energica, ma dettata dal panico del momento. Manovra che, in ogni caso, risultò efficace poiché consentì di divaricare la mascella al bambino, salvandogli probabilmente la vita. L'avvocato Antonello Natale, difensore dell'insegnante, ha così commentato: «Vicende come queste sono evidentemente delicate per tutte le persone coinvolte e vanno trattate con la massima attenzione e prudenza da parte di tutti». È necessario non enfatizzare, bisogna sempre dare il tempo alla magistratura di svolgere il proprio lavoro, lasciar fare alle indagini il loro corso affinché la verità storica possa essere accertata e coincidere così con la verità processuale. Dal canto proprio, i genitori del bimbo, assistiti dagli avvocati Marco Nigro ed Eraclite Mautone, hanno già preannunciato opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, chiedendo un ulteriore approfondimento della vicenda innanzi al giudice per le indagini preliminari. Presentata questa mattina presso la sede della Camera di Commercio di Salerno la quinta edizione di In Vino Civitas, un brindisi alla vite con la presenza di 80 aziende da tutta Italia, ma anche un cin cin alla vita con vetrine culturali sui settori colpiti dalla pandemia. Il servizio. Sarà una staffetta che, a partire dall'associazione Fit Walking in rappresentanza del mondo dello sport, passando per la sanità, le forze dell'ordine ed il mondo dell'economia, oltre che delle istituzioni, taglierà il nastro alla quinta edizione di In Vino Civitas. Sabato alla stazione marittima l'apertura del Salone del Vino, che torna in presenza dopo un'edizione che a causa Covid si è svolta a distanza. Sabato e domenica la stazione marittima torna ad ospitare 80 tra le migliori produzioni vitivinicole italiane, 400 etichette, nell'ambito della manifestazione che viene organizzata dall'associazione Creative in collaborazione con CNA Salerno e la Camera di Commercio. 6 gli appuntamenti tecnici promossi ed organizzati dall'associazione italiana Sommelier, che porterà ad In Vino Civitas anche una masterclass sul Marsala ed una sullo Champagne. Sarà un'edizione ricca di novità e di eventi, come è stato spiegato questa mattina nel corso di una conferenza stampa con il vicepresidente della Camera di Commercio di Salerno Giuseppe Gallo, il presidente di Creative Sergio Casola ed il presidente di CNA Salerno Lucio Runca. Sicuramente è un segnale importante per l'economia del nostro territorio e un segnale importante per la nostra città come per tutta per tutto il paese. Noi da 5 anni che seguiamo e sosteniamo questa iniziativa perché noi ci crediamo, crediamo che sia un'iniziativa che riesce a coniugare non solo l'aspetto della viticoltura quanto quello del turismo, quello del commercio. Per noi rimane un appuntamento fisso, un appuntamento che sicuramente ci auguriamo di poter seguire anche nei prossimi anni. Difatti quest'anno ci sarà una mostra fotografica, ci sarà una sfilata di moda e verranno i responsabili nazionali. Rotini per quanto riguarda il food, Franceschini per quanto riguarda la moda e Barrella per quanto riguarda i fotografi. 3 personaggi di spicco praticamente della CNA nazionale che verranno a Salerno per starci vicino e per dare dimostrazione quando la CNA è presente al territorio.
CNA collabora con Invino Civitas anche con la realizzazione dell'unico premio nazionale che mette in connubio l'aspetto sociale con il mondo del vino, e anche quest'anno ci sarà il premio Eccellenza. Certamente non farò il nome adesso, ma sarà un premio che verrà dato a una persona che maggiormente si è distinta durante il periodo della pandemia. Grande felicità per questo ritorno di Invino Civitas e soprattutto grande risposta sia per quanto riguarda gli espositori sia per la grande collaborazione che ci auguriamo perduri per tutto il territorio, insomma, cioè sugli eventi che ci saranno dopo Invino Civitas. Grande collaborazione, dicevo, tra CNA, Camera di Commercio e soprattutto il piacere e la voglia di ritornare a quello che è la normalità del 2019 con Invino Civitas in presenza. 80 espositori, 400 etichette del vino e in più 200 camere d'albergo prenotate. Credo che sia la giusta realtà per un territorio come quello di Salerno, e penso e ci auguriamo che venga così emulato e che dia la forza per ritornare alla normalità. Ed ora è il momento di dare spazio alla nostra rubrica, alla pagina degli appuntamenti. Ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Cineforum al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno, dove quest'oggi è in programma il film di Nanni Moretti, Tre piani, con Margherita Bui e Nanni Moretti. Tre gli spettacoli alle 17, alle 19.30 e alle 22. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Il giovedì non festivo, ingresso unico 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Ancora un rinvio per quel che riguarda la proprietà, la cessione della Salernitana, ma ne parliamo tra poco, dopo la pubblicità e non prima di aver visto insieme cosa ci riservano le previsioni del tempo. In collaborazione con... Tecnoscuola è un ente di formazione professionale. Con Tecnoscuola puoi recuperare gli anni scolastici per tutti gli indirizzi di studio o conseguire il diploma anche in un anno. Inoltre aumenta il tuo punteggio con le certificazioni informatiche EIPAS, dattilografia, FDP 8 moduli e coding ATA. Oppure consegui la qualifica di coordinatore amministrativo, operatore sociosanitario, manutentore del verde e tante altre. Ed infine, segui i nostri profili social e rimani aggiornato sulle nostre offerte. Chiama ora Tecnoscuola, è a Salerno, Fisciano e Battipaglia. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, molte nubi con deboli piogge. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. E siamo alla pagina dello sport, ci occupiamo ora di calcio. Ieri i trustee che curano la cessione della Salernitana hanno diramato un comunicato che ha prodotto un certo allarmismo nella tifoseria. Le offerte però ci sarebbero, resterebbe da completare la documentazione necessaria. Intanto fa specie che manchi la dichiarazione di indipendenza rispetto alla precedente proprietà. Il servizio. Il tanto atteso comunicato dei trustee è arrivato ieri all'ora del tè. Alle 5 della sera, infatti, i tifosi granata hanno appreso che per la cessione della Salernitana si andrà avanti con una nuova proroga. La prossima scadenza è quella del 5 dicembre. Questo perché, come si legge nel comunicato, i soggetti che hanno presentato le offerte non hanno fornito tutta la documentazione necessaria, con particolare riferimento alla dichiarazione di indipendenza rispetto alla precedente proprietà. Un requisito non da poco,
Noto fin dalla notte dei tempi che un tale aspetto fosse essenziale per il passaggio di consegne, fa specie che un soggetto interessato ad acquisire il bene non abbia fornito questo requisito in allegato all'offerta stessa. Ci sarebbero poi altri soggetti interessati che avrebbero chiesto più tempo per la due diligence, visto che il bilancio della Salernitana non è ancora stato approvato e che un progetto dello stesso è stato inserito nella famosa data room solo lo scorso 21 ottobre. Avendo previsto la proroga fino al 5 dicembre ed essendosi riservata la possibilità di accettare una delle offerte entro il 15 del mese, i trustee sanno bene che si sta andando sempre più velocemente incontro alla fatidica data del 31 dicembre. Per questo scompare dalla procedura per la cessione della Salernitana la possibilità di un rilancio tra i soggetti interessati. Al 5 dicembre dunque i trustee faranno il punto e sceglieranno l'offerta migliore entro e non oltre il 15 dicembre. A quel punto ci potrebbe essere bisogno di altro tempo per definire in tutto e per tutto il passaggio di proprietà e dunque ecco che sarebbe necessaria la famosa proroga di altri 45 giorni inserita fin dalla costituzione del trust. Fatti due conti, dunque, l'eventuale nuova proprietà della Salernitana potrebbe di fatto insediarsi a febbraio dopo il mercato invernale. È una possibilità, non una certezza, tuttavia molti fin dall'inizio di questa telenovela chiamata Trust avevano ipotizzato uno scenario simile. Chiaroveggenti o malpensanti che siano, sta di fatto che a Salerno si è fatta ormai l'abitudine ad assistere a vicende quanto meno particolari, che è il caso di dire che troppo spesso la realtà supera la fantasia o, come diceva qualcuno, a pensare male si fa peccato ma spesso si indovina. Come sia stato possibile che un soggetto concretamente interessato all'acquisto della Salernitana, società che per 10 anni è stata di proprietà di due imprenditori ben noti nel panorama nazionale, senza fornire la famosa dichiarazione di indipendenza e domanda a cui sembra impossibile dare una risposta plausibile. Si vedrà nelle prossime settimane se sia stata solo un'omissione. Sicuramente non c'è niente da capire sul fronte della tempistica. Fin dall'inizio si pensava e si temeva che sarebbe arrivati a Natale ed anche oltre, con la FIGC sempre più spalle al muro, costretta com'è non da ora a prendere in esame tutte le possibilità, compresa quella che la cessione non avvenga nei termini e che la prosecuzione dell'attività sportiva della Salernitana diventi un affare politico. Di certo non sarebbe opportuno che una nuova proprietà dovesse in un certo senso subire il mercato di gennaio, non essendo ancora nelle condizioni di incidere. Tutto come previsto, tutto come non sarebbe dovuto andare. Il bene della Salernitana è già stato troppe volte calpestato. Chissà se esista un modo per risarcire la città di Salerno per questa avventura senza sapore e massima serie. Di certo ci vorrà un deciso colpo di spugna ed un profondo e totale ripensamento dell'assetto dirigenziale. Anno nuovo, vita nuova, si dice così del resto, ed allora se in qualche modo la Salernitana avrà una nuova proprietà che sia nuova in tutto e per tutto, indipendente, senza legami col passato, senza nessun punto di contatto e senza lacciuoli di alcun genere. Chi è stato per anni sulla scena ha dato tutto sotto tutti i punti di vista ed ora deve avere la dignità di fare due passi indietro e lasciare spazio ad altri. Sarà poi il campo, saranno i fatti a dire se chi dovrà arrivare sarà stato più o meno bravo di chi l'ha preceduto. E l'attesa per la cessione del club va di pari passo con la preparazione della sfida con la Sampdoria. Domenica la Rechi con i blucerchiati sarà un vero e proprio scontro per la salvezza. Colantuono rilancia a centrocampo uno dei perni anche durante la gestione Castori, ossia la Sana Koulibaly, che sogna anche il Mondiale in Qatar. Due calciatori della Rosa Granata potranno ancora inseguire il sogno di qualificarsi per i mondiali. Kekride e Lassana Koulibaly restano in corsa con le loro nazionali, Tunisia e Mali, mentre torna mestamente a casa Strandberg. Fatale per il vichingo la sconfitta di ieri della sua Norvegia in Olanda. In attesa del recupero di Mamadou Koulibaly, che resterà fuori ancora a lungo, Colantuono sta provando le soluzioni a sua disposizione e si concentra sul centrocampo in particolare. Il ritorno di Lassana Koulibaly dal primo minuto è scontato e quanto mai propizio per la sfida con la Sampdoria. Con il Magliano dovrebbe tornare anche Cassanossa, assente a Roma per squalifica in occasione del match con la Lazio. Per la terza maglia tutto dipenderà da alcune valutazioni tattiche. Colantuono potrebbe impiegare Lassana Koulibaly come interno, lasciando a Di Tacchio il compito di occupare la zolla centrale davanti alla difesa.
Con il Magliano schierato a protezione della guardia invece tornerebbe in corsa Obbie e ci sarebbe anche la possibilità di una conferma per Schiavone. Capezzi invece dopo due mesi senza campo dovrebbe andare in panchina. In avanti il punto fermo è la conferma di Ribéry dietro le punte. Per le due maglie dell'attacco l'ex Bonazzoli e Dulc potrebbero essere in vantaggio su Simegondo. In difesa conferma per Zortea e Ranieri sulle corsie laterali. Gyomber e Stramberg formeranno la coppia centrale. Ancora panchina invece per Gagliolo. E ci occupiamo ora di volley. In serie B2 prosegue spedita la marcia di teste della P2P Baronissi. Le ragazze di Castillo sono reduci dalla netta affermazione in casa di Benevento ed ora mettono nel mirino la gara di sabato in casa contro Crotone. Per il tecnico Irnino i successi della squadra sono frutto di un grande lavoro dietro le quinte di tutto lo staff. Coach, 5 su 5 da parte della tua squadra. Un lavoro che ha fondamenta e basi solide, perché voi insomma siete la punta dell'iceberg, però è un lavoro di squadra. Guarda, dici bene e ti ringrazio per darmi questo appunto, perché sì, le ragazze vanno in campo e tanto merito è tutto loro. Dietro però c'è un staff medico che lavora tantissimo, c'ho un staff anche tecnico di primissimo livello con il mio secondo allenatore Ester Celentano, il mio scoutman Giovanni Del Basso, e in più la società che ci mette a disposizione qualsiasi cosa il primo allenatore abbia bisogno. E questo lavoro si vede, perché poi in campo insomma arrivano vittorie una dietro l'altra. Ora c'è un impegno importante in casa all'Orizzonte. Sì, guarda, inizia proprio un giro di partite, no? In crescendo. Tutte le squadre in questo momento cercano di battere la prima in classifica. La fortuna mia è di contare con delle atlete davvero molto molto disciplinate. I risultati stanno dando ragione soprattutto al loro sacrificio, al loro lavoro. Devono sopportare anche il pazzo del loro allenatore. Quindi però stanno facendo una gran bella pallavolo e io non posso che essere veramente soddisfatto. C'è Crotone che arriva a casa vostra, insomma squadra che finora non ha espresso forse il suo potenziale in pieno, però insomma bisogna fare punti. Sì, guarda, io ho molto rispetto per tutti, in questo caso per il Crotone, perché conosco l'organico, so che può dare molto di più. Loro aspettano di poter ritornare anche in classifica in una posizione migliore e pensano di farlo contro la prima in classifica, contro di noi, no? Noi siamo pronti per combattere, che sia, non sempre vinceremo 3-0, però noi siamo pronti per fare 3-0, 3-1, 3-2, le mie ragazze sono pronte. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti dell'ultima ora, in ogni caso vi rimando alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Grazie come sempre per essere rimasti in nostra compagnia, arrivederci. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.